Buonasera, benvenuti e benvenute. Siamo al quinto webinar straordinario organizzato dai CopsyCare Scuola di Copsicologia. Questa volta siamo due delle docenti della scuola, sono Marcella Danon, psicologa e copsicologa e formatrice, e c'è con me Silvia Mongili, collegata dalla Sardegna, psicopedagogista, che ci intervalleremo in questo tema, che è una delle tante applicazioni, implicazioni di questo approccio che è l'ecopsicologia, che ha questa visione che combina tra loro ecologia e psicologia, attenzione al mondo interno, psicologia, attenzione al mondo esterno, ecologia. E questa volta, continuando la linea iniziata sulla resilienza, siamo. Per chi ci sentirà magari tra settimane o tra mesi, siamo proprio nel pieno di questo evento che ha coinvolto e stravolto un pochino tutto il mondo, dell'emergenza Covid-19, che ci sta facendo anche pensare e ripensare nostri stili di vita e modalità di gestione, il nostro modo di essere nel mondo e col mondo. Quindi parlando di ecocittadinanza facciamo proprio riferimento a dei concetti che tornano con diversi nomi in diversi pensatori filosofi. Vediamo che Guermorin ci parla di identità terrestre, Papa Francesco parla di cittadinanza ecologica, Jeremy Rifkin di coscienza biosferica, Leonardo Boff di coscienza planetaria. In ecopsicologia si usano termini di visione ecocentrica, come consapevolezza di essere parte di una serie di insiemi via via sempre più ampi, e questa consapevolezza cambia il nostro modo di essere e di agire insieme agli altri. Allora, vediamo prima di tutto, siamo terrestri, siamo all'interno di una realtà che è in continua evoluzione. La nostra specie è molto recente sul pianeta, il nostro corpo, la nostra storia raccontano tutta la storia dell'evoluzione della vita sulla Terra. Il nostro DNA racchiude 98,5% del DNA dei primati, l'80% di tutti gli animali, il 50% delle piante e persino parte del DNA dei virus. Quindi il nostro corpo veramente racconta la storia della vita sul pianeta Terra. E è una storia che non è mai finita, una storia in continua evoluzione. Homo sapiens sapiens non è né l'inizio della nostra storia né la fine della nostra storia. Ci sono diverse evoluzioni, non sappiamo come proseguirà, però al momento vediamo che c'è un'evoluzione che ci fa riabbassare la testa sui nostri piccoli schermi, che ci fa stare soprattutto a casa, chini, su computer, come adesso, che però è quello che ci permette di incontrarci, di comunicare, ma non è detto che il futuro non ci riservi delle possibilità ancora più emozionanti per insegnarci finalmente che possiamo anche danzare con la vita. Proprio parlando di evoluzione, vi cito rapidamente Teilhard de Chardin, che è uno dei filosofi che fanno parte del ricchissimo corpus filosofico che quando si fa una formazione in ecopsicologia si va approfondendo, che dice che l'evoluzione non è più adesso sul piano della forma, ma sul piano della coscienza. E mi piace allora portarvi molto rapidamente, la vediamo in dettaglio nella formazione, ma qui vediamo molto rapidamente, la visione di Sven Wilber su quella che è Marcella, l'evoluzione della coscienza. scusa, ti fermo un attimo perché non si sente più nulla. C'è qualcuno? Speriamo. Allora, Ken Wilber è uno dei principali esponenti della psicologia transpersonale attuale, traccia una mappa proprio per descrivere quella che è l'evoluzione della coscienza, da una totale incoscienza di sé, quello che si chiama lo spirito del branco, la coscienza prepersonale, via via a una maggior dimestichezza con quella che è la propria realtà psicologica, un approfondire il conoscere se stessi,
includere anche il corpo in quello che chiamo io, un includere la dimensione dei valori, la dimensione spirituale nel concetto della propria identità, ed è qua che si va sul transpersonale, cioè che si va oltre i limiti dell'ego incapsulato nella pelle, oltre i limiti di quello che sono abituata a chiamare io, e cioè riconoscersi parte di un'entità più grande, di una coppia, di una famiglia, di una città, di un gruppo etnico, dell'umanità intera come traguardo. E la tappa successiva, che è proprio quella di cui noi ci occupiamo in questo momento della nostra evoluzione, che è proprio l'identità terrestre. Quindi scoprire che quello che posso chiamare di me io non finisce ai limiti della mia pelle, ma include, oltre a tutta l'umanità, anche tutta la biosfera e il pianeta intero. Il percorso di crescita poi continua in quello che nelle mistiche di tutti i tempi viene chiamato coscienza cosmica, ma noi ci concentriamo in questo momento, l'ecopsicologia si concentra proprio sulla dimensione terrestre e ci invita a imparare a essere sul pianeta. Quindi c'è proprio. Ci stiamo affacciando un momento della nostra evoluzione in cui è importante ritrovare questo senso di connessione, di fratellanza, di sorellanza con, a diversi livelli. Perché per poter ritrovare questa connessione con gli altri, dobbiamo prima poterla ritrovare con noi stessi e col mondo. Allora, esiste proprio un parallelismo ed è questo il nucleo centrale su cui lavora l'ecopsicologia, che è possibile ricreare, ricucire questa relazione col mondo partendo da fare un lavoro di crescita personale su noi stessi. Ecco quindi che questo ci mette in condizione di poter fare subito già qualcosa che anche sul piano ambientale ha una sua efficacia, non è intuitivo come concetto, ma è il punto di partenza su cui lavora proprio l'ecopsicologia. Creare buone relazioni con noi stessi, con gli altri e col mondo segue lo stesso percorso, gli stessi principi. Quindi, per coinvolgervi più attivamente in questo tema della cittadinanza ecologica, abbiamo pensato di chiedervi proprio di farvi riflettere di quali ecosistemi sentite di fare parte. Quali sono le collettività di cui vi sentite parte? E l'invito è quello proprio di usare la chat per scrivere proprio in modo molto molto sintetico, in modo da allargare la visione su quali sono gli ecosistemi di cui facciamo parte, così avete anche un assaggio di quello che è lo stile con cui lavoriamo, che è molto coinvolgente. L'apprendimento non è qualcosa che parte da chi insegna e arriva agli altri, è un raccoglimento della conoscenza e dell'esperienza di tutti. Quindi vi chiedo proprio di riflettervi, non ci sono risposte giuste e risposte sbagliate, quali sono gli ecosistemi a cui sentite di appartenere? Proprio chi vuole condividere a ruota libera in modo molto sintetico sulla chat e io leggerò le risposte. Ok, abbiamo il bosco, ecosistema bosco. Tra l'altro, questa immagine che vedete è proprio, siamo a uno dei workshop all'interno della
della Valle di Gredos nel cuore della Spagna al convegno del 2019. Siamo nel cuore del settimo convegno internazionale della Società Internazionale di Ecopsicologia che si teneva proprio nel bosco. Ecosistema mare, ecosistema alta quota. Qui siete proprio, lo sento che ci sono persone che stanno già frequentando la formazione in ecopsicologia, già che vi sentite proprio parte di questi ecosistemi naturali. Foresta, ambiente collinare, ambiente montano, bosco, lago, mare, acqua, sono un subacqueo. Benissimo. Razionalmente il sistema umano, come realtà mi sento molto da solo, tanta roccia, acqua. Animali, stagni, oceani, animali e piante. Incredibile, bellissimo. Di solito emergono più gli ecosistemi umani, però vedo che proprio state toccando anche quelli pineta. Tutti gli ecosistemi in cui mi trovo, dove c'è l'essere umano più in presenza, un po' più in difficoltà, lago, mare e bosco. Gruppo ambientalista che ama piantare e salvare alberi, esattamente, è proprio anche questo che intendevo come ecosistemi, come gruppi. Il coro in cui canto, montagna e valli di Lanzo, la mia famiglia, il mio condominio, la mia città, laghi e bosco, ecco un altro coro. In questa quarantena il mio giardino e la mia famiglia, anche ecosistema del condominio, esattamente, prima del Covid non era così. Famiglia, gruppi d'acquisto. Bene, iniziamo a vedere proprio quanto può essere vario. Perfetto. Perché quando parliamo di resilienza, che è un pochino proprio il tema su cui stiamo lavorando insieme con questi webinar, che si è rivelata la competenza che fa sì, è la competenza più vincente dal punto di vista evolutivo, e vediamo che la resilienza non è più solo una questione che ci riguarda individualmente. Certo, a livello individuale ci aiuta a vivere meglio tutto ciò che succede, ma quando ci troviamo davanti a eventi come quello che ci coinvolge adesso, la resilienza diventa proprio una competenza collettiva e quello che ci stiamo chiedendo adesso è proprio come fare sì che le collettività sviluppino resilienza, come gli strumenti, le metodologie, le pratiche, la vision dell'ecopsicologia possono mettersi al servizio di collettività, di comunità che hanno bisogno in questo momento di procedere come su un ponte tibetano, in bellezza, con cautela e oscillando, mantenendo piedi per terra, testa alta verso il cielo, spirito critico importantissimo in un momento in cui circolano fandonie di tutti i colori ed è importantissimo prima di divulgare notizie da cui provenienza è dubbia, raccogliere informazioni perché è possibile farlo e cuore aperto. Quindi ho già iniziato a anticipare alcune delle qualità che dal mio punto di vista sono fondamentali in questo momento e la resilienza a livello di collettività è qualcosa di possibile, è qualcosa che piano piano, anche se non ancora istituzionalmente, ma in esperienze private, si sta diffondendo e promuovendo. L'immagine che avete davanti è di una scuola in Thailandia, che mi fa pensare tutto lo studio e l'intraprendenza in questo momento in Valle d'Aosta sulle scuole biofiliche. C'è una grandissima attenzione all'architettura biofilica, quindi trovare nuove forme per costruire abitazioni e realtà collettive che sappiano rispettare forme, armonie e materiali biofilici, cioè compatibili con la nostra natura. E in realtà esperienze resilienti, esperienze di comunità che stanno cercando a modo loro di trovare questa comunione tra stili del passato ma aperti a modalità del futuro, ce ne sono. E per questo, invece di elencarvi io quelle che ho avuto modo di conoscere, ancora una volta lancio a voi la palla chiedendovi quali comunità resilienti conoscete. Ecco.
Ecco che arrivano i covillaggi, co-housing. Quali situazioni di gruppi capaci di mantenere questa elasticità intrinseca, capaci di adattarsi alla realtà che cambia, capaci di trovare modi per rispettare la presenza di tante individualità diverse, cercando soluzioni con modalità non imposte dall'esterno, ma scelte condivise. Abbiamo delle potenzialità incredibili in questo momento come umanità, siamo davanti a una sfida evolutiva possibile e i germi di questo cambiamento sono presenti. Mi sono ricordata pochi giorni fa, sapete questo, quello che Bruco chiama fine del mondo, gli altri chiamano farfalla. Nella farfalla ci sono cellule immaginali, si chiamano proprio così, che contengono il progetto di quello che sarà la farfalla. Ma il sistema immunitario del Bruco considera, legge queste cellule immaginali come dei nemici e le combatte. Arriva un momento in cui il numero di queste cellule supera le capacità del sistema immunitario del Bruco di combatterle e si affermano, creando un disgregazione e riaggregazione cellulare e creando questo qualche cosa di nuovo. Chiaramente nel momento di disgregazione, che è la stessa fase che attraversa il seme da seme a germoglio, è un momento molto delicato e molto vulnerabile. Chiaramente quando il bruco è all'interno della crisalide è un momento in cui è molto vulnerabile. E questo è un pochino quello che noi stiamo affrontando come società, quindi stiamo vivendo un momento di grande trasformazione e vulnerabilità, i giochi sono aperti, nessuno può dire a priori verso cosa stiamo andando, nonostante ci siano tante voci che si arrogano la presunzione di fare pronostici sul futuro. In realtà il futuro è ancora tutto da disegnare e allora adesso leggo tutto. Quelle che arrivano, a quali realtà possiamo fare, a quali realtà possiamo guardare come esempi, come tentativi, come esplorazioni di socialità resilienti. E abbiamo i rainbow gathering, esperienze di co-housing, di ecovillaggi, transition town, la barca a vela quando navigo, torri superiore, che credo che sia proprio l'ecovillaggio che si vede nell'immagine, la corte, il cortile, il movimento della decrescita felice. Il co-housing di Ferrara, solidaria, l'esperienza del kibbutz in Israele, ve la porto per averla vissuta in prima persona per 3 anni e mezzo, ecovillaggio e comunità, borghi antichi che si trasformano in nuove destinazioni turistiche, permacultura, gruppi di acquisto, quartiere verde dove vivo, un gruppo di amici con i quali facciamo progetti di tutela e rinascita del territorio, ecopsichè, grazie Stefania, vai, periferia disagiata, gruppi contadini, soprattutto un germe, presente Massimo. Tutti i Massimo che abbiamo sono con lo spirito umoristico molto vivace. Reti di economia solidale, uno spazio condiviso tra le persone incontrate, il riferimento alla frase esistono nel presente i germi per il futuro, i gruppi di psicoterapia che a un certo punto iniziano a vivere in maniera autonoma, lo staff col quale gestisco la mia impresa, fortemente connessa con la comunità locale del paese in cui vivo, costruisce un'organizzazione resiliente. Sì, ok, grazie, sì, gioco di parole, i germi per il futuro, è vero, è vero, è vero. Vediamo, ecco, che questo possa essere un germe per il futuro. Questo mi permette di diffondere una buona notizia che è girata tra le altre, di cui è appena arrivata da una rete interna di fisici che stanno facendo degli studi. Sembra che questa notizia di un certo Ben Israel, che il ritmo di vita, l'arco di vita di questo virus è di 70 giorni, sembra stia trovando conferme. Magari non tanto per quelle che sono le qualità intrinseche del virus, quanto per le capacità del nostro sistema immunitario di trovare il modo di farvi fronte. Con questa buona notizia, passo la parola a Bruco.
alla dottoressa Silvia Mongiri, pedagogista che insegna all'Università di Cagliari. Silvia cara, a te la parola. Grazie Marcella, eccoci. Riprendo proprio dal parlare, dai riferimenti che avete fatto voi adesso a quelle che sono le comunità resilienti. Avete fatto tantissimi esempi e allora vi chiedo proprio di riflettere se questi piccoli elementi che adesso io vi racconterò rientrano, corrispondono a tutto quello che voi avete pensato nello scrivere questi elementi. Cosa c'è alla base della comunità, prima di tutto? E qui faccio riferimento a Edgar Morin, questa triade di individuo, società, specie che vedete nella slide, la riprendo proprio da lui, perché lui pone in una relazione molto stretta individuo, appunto, società e specie. Perché? Cosa ci dice Morin? Morin ci dice che l'individuo altro non è che il prodotto del processo riproduttivo della specie umana, prodotto che a sua volta, questo processo è prodotto a sua volta naturalmente da due individui in collegamento tra loro. La società cos'è? Ci dice Morin, ci dice che è un prodotto, è una conseguenza dell'interazione tra gli individui ed è anche la sede però dell'emergenza di quell'elemento fondamentale nelle nostre comunità che è l'elemento culturale, quindi che diventa importantissimo, che retroagisce in qualche modo, ci dice Morin, sugli individui. E allora è impossibile assolutizzare qualsivoglia di questi elementi. Non possiamo assolutizzare l'importanza dell'individuo, non possiamo assolutizzare l'importanza della società, non possiamo assolutizzare l'importanza della specie. Questo perché la società cosa fa? Vive per l'individuo. L'individuo dice vive per la società, ma entrambi vivono per la specie, che a sua volta vive per l'individuo e per la società. Quindi è proprio un circolo continuo che rinasce in qualche modo di volta in volta. E allora Morin cosa ci dice? Ogni sviluppo che possiamo ritenere veramente umano significa sviluppo congiunto di autonomie individuali, e quindi ecco emergere di nuovo l'individuo, delle partecipazioni comunitarie, quindi la società, e del sentimento di tutti di appartenere ad un'unica specie umana. Morin fa riferimento anche, mi piace tantissimo il concetto che lui utilizza di auto-eco-organizzazione e di eco-auto-organizzazione, perché lui ci dice che l'autos, quindi l'individuo, non può esistere senza l'oikos, ok? Quindi non può esistere senza la dimensione ecologica e viceversa, l'oikos non può esistere senza l'individuo, quindi c'è un'interconnessione continua e io credo davvero che questo è alla base delle debba essere alla base delle nostre comunità. Quindi, qual è la nuova sfida evolutiva? Sarà davvero progettare comunità resilienti. E questo è il nuovo bisogno emergente. Oggi lo stiamo provando perché abbiamo bisogno di progettare il tempo, di progettare la condivisione, di progettare atti di gentilezza all'interno di tutto questo, importantissimo. E allora, ecco di nuovo una domanda per voi. Qual è il nostro ruolo di sapiens nella progettazione di comunità resilienti? Questa ve la lascio. Scrivete in chat via via. Io adesso proseguo, continuo a darvi degli elementi. Voi scrivete perché alla fine del mio intervento andiamo a rileggere che cosa avete inserito, perché diventa importantissimo. Ognuno di noi è importante che diventi consapevole del suo ruolo nella costruzione appunto di comunità resilienti. E andiamo a vedere invece, Marcella, puoi andare avanti? Ok, andiamo a vedere qual è allora il punto di vista dell'ecopsicologia, qual è il punto di vista che noi portiamo. È importante, è fondamentale porre le basi per un punto di vista diverso sulla realtà.
l'essere umano dobbiamo imparare a non concepirlo più come dominatore del nostro pianeta, del pianeta Terra che ci sta in realtà, che ci accoglie ogni giorno, ma è importante iniziare a vedere l'uomo come espressione dinamica e versatile di Gaia. Gaia è il nome del pianeta vivente, lo sappiamo. E nella teoria di Lovelock, la teoria di Gaia, l'uomo altro non è che il sistema nervoso di Gaia. Quindi il pianeta Terra non è più quella palla di roccia fluttuante di cui si parla, ma è molto di più, perché è un organismo pulsante, è un organismo che pulsa di vita propria e che è dotato di un proprio metabolismo. Un altro un concetto importantissimo in ecopsicologia è quello di cittadinanza ecologica, che prendiamo in prestito da Papa Francesco. Puoi andare avanti, Marcella, anche con le slide. La natura, ci dice Papa Francesco, non è qualcosa di separato da noi o come una mera cornice della nostra vita. Lui ci dice: siamo inclusi in essa, siamo parte di essa e ne siamo compenetrati. Prima di tutto è l'umanità che ha bisogno di cambiare. Manca la coscienza di un'origine comune, di una mutua appartenenza e di un futuro condiviso da tutti. Quindi questo è un elemento importantissimo. E allora abbiamo bisogno di agire. Non so quanti di voi... Leggo qualcuna delle condivisioni alla provocazione che hai lanciato prima, perché credo che si inserisca bene in quello che stai dicendo. Perfetto, vai, allora vedile tu, perché ho problemi a muovere la freccetta del mouse, si sta bloccando. Allora, vai. Mostrare un altro modo di concepire comunità, porgere l'intelletto a favore dell'armonia che già c'è nella consapevolezza, valorizzare i talenti individuali in prospettiva collettiva ed ecologica, rendere il giardino bello e nutriente per accogliere tutti, farfalle comprese. La famiglia è una comunità resiliente, forse la prima per l'uomo. Portare gentilezza nella relazione con Madre Terra e i suoi simili. Iniettare positività e ottimismo, ovvero vitalità che scaturisce dalla natura. Forse la povertà ci può salvare. Rispetto di noi e di ciò che ci circonda. Creare relazioni ecologiche che portano bellezza nel mondo. Consapevolezza. Caspita, che provocazione hai lanciato! Wow, bellissimo! Anche perché avete fatto emergere, adesso stavo prendendo infatti qualche appunto, almeno qualche parola chiave, gentilezza, positività, ottimismo, rispetto, relazioni ecologiche, che proprio... cosa possiamo fare noi oggi? Quindi com'è che possiamo rimboccarci le maniche? E voi avete dato le risposte precise. Vedrete anche che l'ultima slide che avevo preparato parla proprio delle relazioni ecologiche. Quindi siamo pienamente in questo, all'interno di questo contesto. Sì. Grazie, bellissimo. Abbiamo ancora le ultime, poi ti ripasso la slide. Sviluppare attività comuni di cura della terra e della persona, empatia e biofilia. Umiltà verso la terra e gli altri esseri viventi, rispetto e collaborazione tra pari. Che bello, Marcella, hanno riscritto tutte le 7 tappe delle relazioni ecologiche, sì. Ci sono tutte. Sì. Sì. una per una sono venute fuori tutte, meraviglioso. Grazie davvero. E in tutto questo, quindi, cosa abbiamo bisogno? Stavo riprendendo un po' il concetto che abbiamo affrontato nel primo webinar straordinario, quando abbiamo parlato nello specifico proprio di resilienza, e Marcella ci ha fatto incontrare le tappe, in qualche modo, della nostra, del nostro crescere, del nostro sviluppo, passando da seme a germoglio, a pianta, a fiore, fino ad arrivare al frutto. E in questo momento quello che a me fa piacere sottolineare è come è importante che noi in questo momento diventiamo e agiamo veramente come frutto. Diventa un'esigenza profonda e inarrestabile metterci al servizio di mette più ampie, utilizzando ciò che sappiamo, utilizzando ciò che abbiamo, utilizzando prima di tutto ciò che ognuno di noi è.
Ecco perché qual è il ruolo del sapiens, no? Di noi, di ciascuno di noi come sapiens in questo momento per costruire comunità che veramente siano resilienti. Questo è importantissimo. Stiamo allenando in questo periodo la nostra resilienza e questo giocherà totalmente a nostro favore domani se davvero sapremo fare tesoro di tutto quello che stiamo sperimentando oggi. Vai avanti, Marcella. E quindi davvero cosa possiamo fare oggi? E qua riprendo Morelli perché è successa una cosa curiosa. Mentre con Marcella preparavamo questo webinar, mi è rivenuto in mente il primo incontro che ho fatto con i ragazzi, sempre in modalità videoconferenza, con i ragazzi dell'università, con i quali ho voluto affrontare proprio il tema della cosa possiamo fare. Io insegno progettazione e valutazione dei servizi educativi e nel momento in cui ho chiesto proprio ai ragazzi cosa vogliamo progettare, cosa è importante e ci siamo posti proprio nella dimensione della resilienza. È un termine che in questo momento è veramente importante per noi. Come progettare, cosa progettare perché le nostre comunità siano sempre più resilienti. E ho ripreso anche qui Edgar Morin, perché è importantissimo. Lui ci ha proprio sottolineato che dobbiamo imparare a esserci. La slide che vi ha presentato anche Marcella all'inizio, dobbiamo imparare a esserci sul pianeta. Dobbiamo, è importante che impariamo a vivere, che impariamo a condividere, che impariamo a comunicare, che impariamo a stare in relazione, a stare in comunione con tutto ciò che il pianeta Terra ci offre. Questo è importantissimo. Dobbiamo impegnarci, quello che dicevamo prima, non a dominare, ma a prenderci cura, a migliorare, a comprendere. E in questo Morin ci dice che è importantissimo sviluppare la coscienza ecologica, intesa proprio come la coscienza di abitare tutti gli esseri viventi una stessa sfera vivente, la biosfera. E ho messo e ho trovato una no, Marcella, sei nell'altra slide, ho trovato una relazione molto, molto bella con i principi della permacultura. Per chi non conoscesse la permacultura, giusto due parole. La permacultura è un insieme di pratiche, consideriamola così, mirate a progettare in maniera consapevole, in maniera etica, ecosistemi produttivi, a partire però dall'osservazione di quello che succede all'interno degli ecosistemi naturali. Tra i principi ho preso i principi dell'etica della permacultura e li ho messi proprio, li ho confrontati, ho trovato una linea comune con quello che ci dice Morin. Quindi sviluppare la coscienza ecologica in permacultura è avere cura della terra, proteggere attivamente l'ambiente, utilizzare eticamente le risorse, realizzare, lavorare per realizzare un giusto vivere. Puoi andare avanti ora? Quindi assieme a sviluppare la coscienza ecologica, cosa ci dice Morin? È importante sviluppare anche la coscienza antropologica, che riconosce l'importanza della nostra unità, come ci mostra l'immagine, nella diversità. A cosa corrisponde questo nell'etica della permacultura? Ad avere cura dell'uomo. E qui ci rifacciamo cibo, abitazione, istruzione, lavoro soddisfacente, rapporti sociali, ci rimandano dritti dritti ai bisogni di cui tanto ci ha parlato Maslow nella sua famosissima piramide, che ora non riprendiamo, poi se qualcuno non la conoscesse, magari va a cercarsi qualcosa per poter approfondire. Quindi sviluppare coscienza ecologica, sviluppare coscienza antropologica, sviluppare coscienza civica terrestre. Ovvero, cos'è la coscienza civica terrestre? Fare riferimento proprio alla nostra responsabilità e alla solidarietà come figli della terra e verso i figli della terra. E questo corrisponde nell'etica della permacultura all'elemento dell'equità.
ovvero riconoscere il valore intrinseco che ha ogni essere vivente nell'ecosistema, anche se non ha direttamente un valore commerciale. La terza e ultima, diciamo, forma di coscienza da sviluppare è la coscienza, di nuovo, la coscienza dialogica, allenarci a comprenderci gli uni gli altri, allenare la comprensione. Questo è un elemento che Morin richiama tante e tante volte. In permacultura è un richiamo diretto alla collaborazione. In permacultura è chiaro il concetto che collaborare è molto meglio che competere. Questo ci insegna la natura, questo ci insegnano i modelli naturali. Puoi andare avanti, Marce? Arriviamo così alla fine, se voglio lasciarvi del tempo per discutere anche. Questa slide riprende tutto quello che abbiamo già detto. Il destino planetario, il comune destino planetario, richiede lo sviluppo quindi della consapevolezza che facciamo tutti parte di uno stesso sistema, che siamo interdipendenti, che la biodiversità è funzionale alla vita e che ogni parte quindi è funzionale all'insieme. Quindi, cosa possiamo fare noi? Tutto quello che avete detto prima. Prestare attenzione, dare ascolto, avere rispetto, essere totalmente presenti a noi stessi, mostrare empatia, essere, sviluppare empatia, dialogare e creare qualcosa insieme, proprio in uno spirito di creare forti sinergie, co-creare, creare qualcosa insieme come tra esseri umani, insieme come esseri viventi, in un'ottica ben più ampia che quella dell'ecosistema terrestre in senso ampio, di cui noi facciamo parte, di cui noi siamo un elemento nella consapevolezza che viviamo in una dimensione fortissima di interdipendenza. E allora, appunto, vai all'altra slide, Marcella. Cosa è importante fare? Allenare le relazioni di qualità, quelle che avete messo in evidenza voi in tutto quello che avete scritto. Relazioni di qualità verso noi stessi, verso le persone che ci stanno vicine e verso quelle che ci stanno lontane. E oggi, in tutto questo periodo di Covid-19, lo stiamo sperimentando in maniera fortissima. Sperimentiamo ed è importante che noi sperimentiamo tutto questo con tutti gli esseri viventi, con tutti anche gli altri esseri senzienti, con il mondo, con la vita. E stiamo vedendo come la natura si sta riprendendo i suoi spazi, infatti. Quindi sono tutte riflessioni importanti ed è molto bello quello che è successo quando Marcella ha fatto la domanda a quali comunità resilienti conoscete e sono emerse tutte le comunità naturali proprio. Di solito noi ci concentriamo soprattutto sul punto di vista più umano, invece è emerso in maniera forte. È vero che siamo un po' tutti accomunati da questo senso molto forte ecologico, sicuramente le persone che sono qui presenti in questo webinar, però questo è davvero importante perché probabilmente la nostra riflessione sta andando forte in quella direzione. Grazie. Marcella, se hai tenuto, perché io non so dove sei arrivata prima con la lettura, se ci sono altri contributi da leggere. No, sono stati letti tutti. C'era una domanda a cui ho risposto in chat. Aspetta, è stato aggiunto rispetto e collaborazione tra pari, si parla di comunità resilienti anche nell'Agenda 2030. Io ho Sì, aggiunto esatto. per fortuna, visto che vorrei che fosse un po' più verde questa Agenda 2030. Qualcuno chiede come spiegarlo agli altri, alla fine vi parlerò di nuovo della mappa d'EiguaEco rapidamente, se rimane un po' di tempo. Volevo Ok, portarvi grazie. a coronamento, grazie di questa bellissima presentazione di Silvia, perché l'ecopsicologia ha proprio
Diciamo che nasce la lettura più semplice e superficiale dell'ecopsicologia è semplicemente il fatto di portare le persone a lavorare all'aperto per farle star bene con tutto quello che la psicologia ambientale ci racconta, che è il contributo dell'ambiente naturale al nostro benessere. Però di fatto il cuore dell'ecopsicologia è proprio lo sviluppare le relazioni ecologiche, ma la parte più ampia è quella proprio della visione ecocentrica, quindi del quanto è indispensabile sviluppare una visione nuova con radici antiche. E proprio 2 giorni fa c'è stato un webinar dei colleghi della Società Internazionale di Ecopsicologia, di cui faccio parte, la IES, di cui Ecopsiché rappresenta l'Italia, e nella presentazione del collega cileno che insegna all'Università di Antofagasta, il dottor Claudio Pereira Salazar, gli ho chiesto l'autorizzazione per poter portarvi questa diapositiva. Lui riporta proprio come delle competenze basiche nella cultura tradizionale andina sono quelle che sono insegnate adesso nella scuola di ecopsicologia cilena, e quindi ritrovare cose proprio molto molto semplici, proprio come il saper danzare, il saper parlare, il saper bere, il saper lavorare, saper meditare, saper pensare, saper amare, saper ascoltare, saper camminare, saper dare e saper ricevere. Quindi vedete che sono tutte delle cose estremamente semplici, basiche, ma quante di queste, saper dormire, quante di queste sono presenti e attuali nella nostra vita? Quanto abbiamo perso un nostro ritmo organico per assoggettarci, nostro malgrado, a un ritmo meccanico? E anche qua vi cito 2 concetti dei 2 colleghi psicologi spagnoli, invece, Enrique Repiso e Luz Domínguez, che attorno all'arte del buen vivir hanno costruito tutta la loro filosofia della loro scuola di ecopsicologia, e sottolineano proprio questo concetto dell'importanza di recuperare un ritmo organico, che guarda caso è l'opportunità che questa situazione ci sta offrendo, perché adesso che tutto ha dovuto fermarsi, che siamo per forza in casa, ci troviamo a dover ridisegnare dei nostri ritmi di vita e dover dare, volenti o nolenti, spazio ad attività quotidiane di manutenzione del nostro benessere, della nostra casa, dei nostri ambienti, delle relazioni. E quindi è un'opportunità, e sto sentendo molti nei vari corsi cui partecipo che mi dicono: ma io non voglio tornare al ritmo di prima, ho scoperto delle cose così importanti in questo momento. Quindi, ancora una volta, anche quando usciremo da questa crisi, la chiave sarà saper far tesoro di tutto quello che abbiamo scoperto in questa situazione per poter andare avanti non esattamente come era prima, ma in un nuovo, modo nuovo, continuare la nostra evoluzione verso il passo di danza. Ci stiamo avvicinando agli ultimi momenti di questo nostro incontro e ancora una volta vi vogliamo coinvolgere. Quindi, su ispirazione di tutti gli atteggiamenti suggeriti, presentati, ipotizzati, ci piacerebbe che usciste da questo incontro con un'intenzione, consolidata di un'azione concreta, anche piccola, ma concreta, un atteggiamento, un comportamento, un'azione. Quindi prendetevi proprio, fate un profondo respiro, riportate l'attenzione a quello che può avervi colpito, toccato di tutte le cose che ha elencato prima Silvia, e chiedetevi quale di queste voglio portare con me come gemma da questo incontro, e cosa mi impegno, ma può essere qualcosa anche di piccolissimo, eh? Cosa mi impegno a dire, a fare, a sentire, a provare, a comunicare, a comportarmi, ma cosa mi impegno davanti alle 72 persone che sono in questo momento collegate a fare per me, per le comunità di cui faccio parte e per il mondo. Quindi abbiamo la chat. Prendetevi un attimo di tempo per riflettere. Tenerezza,
Mi sembra una bella parola anche di sintesi. Benissimo, ci racconta Sara che ha svolto un servizio civile proprio sul tema dell'Agenda 30 e si è occupata del passaggio dagli obiettivi del millennio a quelli dell'Agenda 30. Bene. Non tutti hanno perso il ritmo organico, chi non l'ha perso l'ha fatto esclusivamente perché gli faceva comodo, purtroppo, e alcuni solo per distrazione, come quando si perde qualcosa per strada senza accorgersene. Quando non c'è consapevolezza non ci accorgiamo che marciamo al ritmo dell'orologio invece che a quello del nostro cuore. Mi sembra anche che l'ecopsicologia ha sempre l'uomo come protagonista al centro di tutto invece della natura. No, l'ecopsicologia ha una visione molto particolare, per cui è parte integrante del processo dell'evoluzione della vita. Con la natura, non sulla natura. È una differenza molto sottile, difficile adesso in pochi minuti sottolinearla, ma l'essere umano come parte integrante dell'ecosistema, non come il vertice, ma un elemento tra gli altri, in un'ottica di co-creazione. Proprio il fulcro dell'ecopsicologia è il passare da una visione antropocentrica a una visione ecocentrica. Non è facile da cogliere. Inizio a mandarvi questo seme, poi se vorrete approfondire ci sarà modo di comprenderlo meglio. Allora, andiamo agli cosa mi impegno a fare per me, per i miei vicini di ecosistema e per il mondo. Mi raccomando, è un impegno. Ricordatevelo, scrivetevelo, mettetevi il bigliettino sullo specchio quando vi lavate i denti al mattino e ricordatevi che avete scelto di respirare bene. Sorridere, sorridere e ringraziare, curare la fiducia, collaborare e non competere, provare empatia, esprimere gentilezza, rallentare, ospitalità e accoglienza nel decidere insieme cosa fare, provare a esprimere gratitudine, coltivare la pace, perdonare e ascoltare di più, gratitudine per la tanta abbondanza di ciò che disponiamo. Cucinare sano, ascoltarmi ascoltare, aiutare a scoprire le priorità della vita, ascolto, ascoltare, collaborare con me stessa e con gli altri, riconnessione, indurre alla riflessione, aiutare a portare centratura e consapevolezza a se stessi, coltivare il mio piccolo orto e condurlo insieme ai miei figli, aumentare la consapevolezza personale altrui, non sprecare cibo, acqua, vestiti, tempo. Gentilezza, ascolto profondo, consapevolezza, cura, guarderò un granello di polvere come fosse il mondo intero, accettazione, ascoltare il silenzio della natura che ci fa entrare in armonia col mondo umano, promuovere coscienza ecologica, green mindfulness, co-creare insieme progetti di abitazione solidale, essere coerente con la mia vera natura, scrivere ricette per la sua bottega del commercio equo. Emilio e Dolores, fantastico, che bello trovarvi qui. No, l'ho visto. Produrre detersivi, prendere e perdere tempo, mostrare altro, rallentare, sentire il tempo in modo diverso e ancora rallentare. Bellissimo, bellissimo. Per me è un media emozionante questo, proprio perché riusciamo veramente a essere in qualche modo. Passa qualche cosa di più della sola fredda immagine al computer. Sentiamo di essere in questo momento un ecosistema in connessione. Benissimo, allora mi raccomando, ricordatevi queste intenzioni. Ancora arriva, continuare a donare parte del mio tempo e delle mie competenze per aiutare a essere più empatici e stimolare la biofilia, accompagnare le persone nel bosco, sono una guida naturalistica, coltivare il giardino interiore, riflettere. Benissimo, grazie. Grazie. Siamo per concludere, questa è l'home page del sito www.ecopsicologia.it, vi invito ad andarlo, esplorare, è ricchissimo di articoli, di informazioni, di approfondimento. Ogni tanto ricevo mail del tipo, ah, vi ho scoperti, ma cos'è? Voglio capire cosa fate. Ragazzi, abbiamo fatto il sito cercando di farlo il più chiaro possibile, esploratelo, perdetevici. Tra le iniziative
che ancora sono in atto, in cui ancora è possibile esprimersi e partecipare, iscriversi e partecipare perché abbiamo ottenuto la quota promo, è il secondo corso Ecopsicologia e Risveglio Interiore basato sulla mappa da ego a eco, che prevede questi cinque livelli, come Silvia ha accennato, per dare una mappa del risveglio della coscienza, un qualcosa di più semplificato rispetto a quello che ha fatto Ken Wilber, che vi ho presentato all'inizio. Quindi il seme, colui che ancora crede di essere ciò che gli hanno insegnato che è, molto statico nel suo modo di sentirsi. Il germoglio, quando il seme, quando le radici vanno in profondità e la pianta si erge verso l'alto, oltrepassando i limiti di quello che credevo di essere. E ecopsicologia e risveglio interiore è proprio sullo stadio del germoglio. Poi abbiamo la pianta, quando si consolida la consapevolezza del chi sono io, noi siamo molto di più di ciò che crediamo di essere. Il fiore, quando arriviamo a dare il meglio di noi stessi. E il frutto, quando ci mettiamo al servizio della collettività. Mi chiede Mario se le date indicate sono corrette. Io spesso No, faccio tante cose allo stesso tempo e mi confondo. No, le date non sono sono corrette. La 25 prima e 29. è stata mercoledì 15, la seconda, quindi ancora possibile iscriversi e ricevete la registrazione al primo incontro e anche i compiti a casa che sono stati dati da fare. Il secondo incontro sarà mercoledì prossimo 22 e il terzo sarà mercoledì 29. Se andate sul sito trovate in home page Ecopsicologia e Risveglio Interiore, se volete iscrivervi il link è quello sotto, ma lo trovate sul sito. Quindi, per concludere, se volete, questo è il nostro sito www.ecopsicologia.it, vi ricordo che abbiamo tre sedi, una in Brianza con lezioni a Ello, a Cascina Oscura, ai piedi di Monte di Brianza, una in Sardegna, Oristano, con le aule a Isarenas, in riva al mare, diretta da Silvia Mongili, e una a San Gregorio di Catania, con una delle sedi operative alle pendici dell'Etna, condotta da Carmela Di Carlo, con la collaborazione di Veronica Leotta. Quindi siamo veramente alla fine, se qualcuno ha voglia di dire una parola, andate sul nostro Facebook, Scuola di Ecopsicologia, mettete un mi piace, fate una recensione, aiutateci a promuovere anche al resto del mondo quello che si può trovare in questa che è l'ecopsicologia, che sta crescendo sempre di più. Chi è entrato negli anni scorsi adesso si sta trovando già a essere insegnante, tutor. Le possibilità si stanno moltiplicando, è un campo molto all'avanguardia. Professionisti interessati a consolidare le loro competenze e conoscenze possono scrivere al sito, a contatti o possono scriverci una mail e essere poi contattati individualmente per eventuali approfondimenti. Silvia, ti passo la palla per la conclusione. Io volevo giusto ringraziare tutti perché è stata una serata proprio ricca. Mi sono piaciuti tantissimo gli interventi che avete fatto, sono stati di una ricchezza veramente immensa. E ripeto, la cosa che mi ha colpito tantissimo è quando avete indicato tutte le comunità naturali. Bello, bello davvero perché vuol dire che c'è un'attenzione molto forte, che riporto davvero alla concezione di una visione ecosistemica, ecocentrica, proprio quello che stava dicendo Marcella prima, dove l'uomo è un elemento importante, ma importante come lo sono tutti gli altri. Quindi questo è importantissimo, veramente. È qualcosa che non dobbiamo mai e poi mai perdere di vista. Mi ero ripromessa con Marcella, avevamo detto questa la devi raccontare. Vi dico giusto una cosa per farvi sorridere, perché quando preparavamo le slide, io stessa misi la
richiamai per parlare di resilienza l'immagine del ponte tibetano che Marcella presentò durante il primo incontro di questi webinar straordinari. E ne stavo cercando una e alla fine andavo a finire sempre su questo ponte, senza sapere perché. Oggi, parlando con Marcella, mentre ci confrontavamo sul webinar di stasera, mi è venuto un flash. Ma io quel ponte l'ho percorso, perché Marcella mi ha detto quel ponte è in Piemonte, è vicino a Bardonecchia, è il ponte tibetano più grande del mondo. E io, no, aspetta, questa cosa mi ricorda. E io tanti e tanti anni fa l'avevo totalmente cancellato, l'ho percorsi. Io ho paura del vuoto, quindi per me era stato in totale sicurezza, ma un'esperienza molto forte, che nel frattempo avevo totalmente rimosso. E mi piace molto, come esempio proprio di resilienza, pensare questo. È come se fosse riemerso all'improvviso per dirmi qualcosa. La strada è quella giusta e questa è la strada da percorrere. Davvero, rafforziamo la resilienza tutti. Io sto davvero investendo tanto da questo punto di vista, investendo interiormente, intendo dire, e sto cercando di esternare questa cosa perché secondo me ne abbiamo davvero tanto bisogno ed è la direzione che ora davvero siamo chiamati a prendere e il mondo, la vita ci sta chiedendo questo proprio a gran voce. E questa è un'immagine meravigliosa, davvero tutti insieme sopra quel ponte, noi. Grazie. Grazie mille, grazie Silvia. Allora, vi ricordo che venerdì prossimo ci sarà un altro webinar straordinario, Ecopsicologia ed Educazione. Saremo ancora insieme a Silvia. E il link è lo stesso, non avete bisogno di scrivervi nuovamente. Vi arriverà come oggi, qualche ora prima del webinar, giusto come memo, ma è lo stesso. E le registrazioni dei tre webinar vi arriveranno la settimana successiva, quindi dopo che avremo concluso anche il terzo webinar. Quindi tantissime grazie, buona serata, mi raccomando le intenzioni che vi siete dati, mantenetele e grazie della partecipazione, grazie ancora anche a Silvia, buonissima serata e buon ritmo organico. Esatto, grazie mille a tutti, ciao!